Sono gli ultimi focolai dopo una notte di fuoco a Palermo. Sono stati adati alle fiamme oltre 200 cassonetti. Esasperati, i palermitani, dopo una settimana di mancata raccolta della spazzatura che fuoriesce dai contenitori e che si accumula per strade e sui marciapiedi. Si fa drammatica l'emergenza rifiuti a Palermo, auto danneggiate, prospetti delle abitazioni annerite, l'aria irrespirabile per i miasmi dell'immondizia, in putrefazione l'acre odore di bruciato. Stamani la città si è svegliata così. Da una settimana l'astensione dal lavoro straordinario degli operatori dell'azienda municipale L'AMIA, temendo il mancato pagamento degli stipendi per i problemi legati al bilancio, provoca disagi e dietro l'angolo c'è pure l'emergenza sanitaria. A rischio l'igiene e la salute pubblica. Il pattume sovrasta i marciapiedi sia in centro che in periferia. In via Bergonzoli una montagna di sacchetti chiude persino l'accesso di un negozio di generi alimentari. Non hanno più i soldi per poter pagare gli stipendi alle maestranze, perché non è il problema, secondo me, di dove portarla. È il problema di come si deve prelevare, perché la gente per mangiare ha bisogno dei soldi. Prosegue la manifestazione d'oltranza degli operatori ecologici e intanto si infiamma pure il dibattito politico. Sfiorata la rissa in consiglio comunale, a Sala delle Lapidi, dove è in discussione l'aumento della tassa per i rifiuti con cui risanare i bilanci passivi dell'AMIA. I lavori sono stati sospesi, vietato l'accesso in municipio che è presidiato da carabinieri e polizia. Secondo l'amministrazione comunale, senza il rincaro della TARSU non si potrebbero ripianare passività per 150 milioni di euro e salvaguardare l'occupazione. L'opposizione di centro sinistra denuncia che i vertici dell'AMIA hanno dilapidato risorse in sprechi e viaggi all'estero.